dell'ordine del giorno credo che abbia un valore ancora maggiore, visto le dichiarazioni di pochi anni fa, che in CDSL l'ospedale di Mirandola sarebbe stato equiparato a quello di Carpi. Quindi a maggior ragione con questo ordine del giorno si dà quei contenuti, quei valori che sono indispensabili per far crescere a primo livello anche l'ospedale di Mirandola. Adesso sul tema dell'ordine del giorno c'è una nota dell'AS che va letta. Approvare un ordine del giorno dove si parla di pediatria o di terapia intensiva, quando probabilmente la terapia intensiva può essere post-intensiva e alla CTSS si è deciso che il direttore generale farà il giro di tutti i distretti per fare il punto della situazione, mi pare che entri nel merito di questioni tecniche che non appartengono né alla provincia e né alla programmazione del CTSS, perché sono programmazioni specifiche di competenza dell'ASL nel rapporto con gli enti locali. E credo che per quanto riguarda il Consiglio provinciale entrare nel merito dei diversi problemi diventa complicato, perché noi abbiamo la necessità di lasciare al direttore generale le competenze per stabilire che cosa significa la programmazione del nuovo ospedale di Carpi e del potenziamento dell'ospedale di Mirandola sulla base delle scelte specifiche e delle specializzazioni che i due ospedali dovranno avere. Direi che questo ordine del giorno è già superato e siamo già su un altro terreno di confronto. Io credo che sia necessario mettere un attimino in fila alcune cose che sono state dette, a partire dall'intervento dell'assessore Brambilla, che da direttore dell'ASL è diventato... Non è assessore Brambilla, perché pensavo che l'intervento politico che voi avete demandato a lui fosse perché lui è entrato in giunta. Perché non capisco cosa c'entri l'intervento tecnico che voi avete commissionato su questo ordine del giorno con la politica. Proprio mi sono l'ordine del giorno è politico. Meglio deve mantenere. Adesso sto parlando io ho ascoltato il consigliere Muzzarelli e pretendo di essere ascoltato anch'io. Quando l'intervento politico viene demandato da questa amministrazione a un direttore sanitario, mi spiace, ma qui abbiamo sbagliato tutti e abbiamo fallito, perché il consiglio provinciale deve avere una dignità, non può demandare a tecnici la propria attività, tra l'altro su un ordine del giorno, non su un'interrogazione. Quindi proprio non si capisce quale sia la ratio di questo intervento. Un intervento che per giunta, secondo me, è profondamente sbagliato. Noi abbiamo una legge regionale che ci dice di fare il PAL, e se noi andiamo a prendere l'ultimo PAL approvato con i crismi della legge regionale, andiamo nel 2011, e in quell'occasione, con protagonista la provincia di Modena, che è membro della cabina di regia, abbiamo detto che cosa doveva essere fatto reparto per reparto, ospedale per ospedale, casa della salute per casa della salute. Questo è quello che la politica deve fare, non quello che deve demandare ai tecnici. Ma stiamo scherzando? E poi arriviamo alla fine con l'intervento del consigliere Rulli che dice che bisogna essere flessibili. Ma noi siamo flessibili perché la politica non fa il suo compito e lo lascia fare ai tecnici. Noi demandiamo la scelta di cose fondamentali ad altri. Poi veniamo al ruolo dell'ordine del giorno. Nell'ordine del giorno c'era l'intervento preciso che non Platis, ma il consigliere Palmacosti, che se non ricordo male è del Partito Democratico, ha fatto, dicendo che era necessario mantenere la terapia intensiva anche dopo il periodo di emergenza coronavirus. So bene anch'io, ringrazio Brambilla per aver informato tutti quanti noi, che l'ospedale di Mirandola non ha neanche la terapia semi-intensiva, ma 4 letti donati dalla Fondazione Cassa di Risparmio e rimasti in un solaio per diversi anni prima di entrare in funzione. Lo sappiamo bene a Mirandola com'è la situazione, come sappiamo bene che nell'ordine del giorno non si chiede pediatria
attiva, visto che sappiamo perfettamente, visto che è stato un ordine del giorno approvato nel 2014 da Forza Italia, presentato da Forza Italia, approvato all'unanimità, che chiedeva l'estensione dei posti di terapia intensiva di OB di osservazione breve, e sono stati dati in quegli anni. Noi oggi chiediamo che quegli OB diventino, come dice Palma Koski, letti ordinari. Dunque, se tutto questo è vero, se è vero che in CTSS siete usciti con un documento fantastico che dice che siamo allo stesso livello di Mirandola e Carpi, e visto che io sono abituato a fare le cose con le leggi alla mano, dire che sono allo stesso livello significa che la terapia intensiva deve esserci anche a Mirandola, perché non si è allo stesso livello se non c'è. Intendiamoci, quello che voi avete scritto dovete riempire di contenuto, perché sennò è la solita panzana che per qualcuno saranno speculatori, ma per me sono quelli che hanno denunciato la situazione dall'emergenza terremoto a oggi, che hanno visto la chiusura completa di Finale Emilia e il depotenziamento palese di Mirandola. Detto questo, ora c'è un ordine del giorno che metteremo al voto, il Partito Democratico farà le sue scelte, si assumerà le sue responsabilità, ma non venga a dire che il documento della CTSS è robusto, è completo, quando non si ha il coraggio di mettere nero su bianco. Dicevo che questo è l'ordine del giorno che dà quei contenuti che per la legge regionale fa sì che Mirandola possa essere allo stesso livello di Carpi, perché o Mirandola alla terapia intensiva e quindi acquisisce quel livello che la legge regionale dà, o se no mi state dicendo che a Carpi la toglierete. Bisogna dare noi un'indicazione politica ai tecnici, non far venire i tecnici in consiglio provinciale a raccontarci quella che è la loro verità. Aggiungo, e poi dopo mi taccio, che questo documento, oltre a essere preso, tratto dalle dichiarazioni stampa del consigliere Costi e del vostro segretario in area nord Paolo Negro, capogruppo in Unione, ma è anche quel documento che è passato nel consiglio dell'Unione Area Nord, dove c'erano 9 sindaci presenti, e che è stato ritirato perché i sindaci dovevano presentare un documento organico, che poi non hanno fatto, non hanno presentato, e ci troviamo qui oggi. Quindi secondo me la votazione è una votazione di merito e dà quei contenuti che la politica non ha avuto il coraggio di dare. Grazie.